Ho mantenuto fede all'impegno, quello di nominare entro fine settembre il nuovo assessore delle politiche della formazione, scuola e molto altro ancora, e l'assessore Valeria Mantovani. Giovane e donna, che sono stati due presupposti per la scelta. Ringrazio ovviamente tutti quelli che si erano messi a disposizione, grandi profili, non c'è dubbio. Valeria Mantovan ha anche esperienza da amministratore e sindaco, e devo dire che fra l'altro devo anche ringraziare Fratelli d'Italia perché mi ha lasciato totale serenità nella scelta, e questo è fondamentale. È un messaggio questa scelta? No, è un messaggio, la volontà anche di dire che c'è spazio per i giovani. Insomma, io l'ho sempre dimostrato, lo scrivo nei miei libri, i giovani non sono il nostro futuro, come dico io, ma sono il presente, perché se diciamo che sono il nostro futuro non ce ne occupiamo mai. Qual è stata la caratteristica che l'ha convinta? Ma guardi, è una persona preparata, laureata in giurisprudenza, ha fatto molte esperienze lavorative, da quelle più umili che debbono fare tutti gli studenti a quelle più complicate, è amministratore, è stata vice sindaco e ora sindaco. È determinata, ha voglia di fare, penso che farà un bel lavoro. Le parole che ha detto l'assessore sono state grazie, una serie di grazie. Sì, grazie, perché non è sempre facile superare dei pregiudizi alle quali poteva essere comunque soggetta la mia figura. E come dicevo prima, anche quello legato all'età, no? Quando si dice in maniera un po' semplicistica che una persona è in grado di fare o non fare una cosa in base a questa. E invece io oggi mi sento di ringraziarli, come dicevo prima, anche a nome di quei tantissimi giovani che si danno da fare per cercare il proprio spazio nel mondo, magari partendo anche da contesti familiari, sociali, territoriali, non sempre semplici. È tutto semplice a dire di sì, perché insomma lei è molto anche legata al suo ruolo di primo cittadino a Portoviro. Sì, io amo la mia città, Portoviro, e non è stato semplice, perché è chiaro che quando diventi sindaco lo rimani un po' sempre nel cuore. E però la cosa che mi consola è che io oggi posso essere molto più utile alla mia città e anche a tutti quei comuni che sono considerati un po' periferici, e io penso che portare l'esperienza di sindaco di un comune comunque medio piccolo sia assolutamente utile, un po' anche per tutti quei comuni che cercano in qualche modo, i sindaci, gli amministratori che cercano in qualche modo di dare risposte. Io rassicuro i miei cittadini che non indosserò più la fascia, ma sono comunque sempre al loro fianco e porto via nel cuore. Un'eredità anche importante, no, rilascia Don Azzanna? È un'eredità chiaramente importante, per cui Elena è stato un assessore bravissimo, è stato assessore per molti anni, quindi è chiaro che è una sfida importante. Io dico sempre, l'approccio non si nasce imparati, però l'importante è mettercela tutta e essere, diciamo, mettersi anche a studiare, ad imparare con umiltà. C'è un bel settore che fortunatamente è strutturato a persone che hanno una memoria storica e professionale molto importante, e io non penso che prescinderò da queste. Ecco. Da giovane rappresenterà anche i giovani, dalla scuola, la formazione, il lavoro, le prime sfide che vede sul tavolo. Sì, allora non solo queste chiaramente, però questi sono dei temi assolutamente importanti, però ecco, la cosa che mi sento di dire è che ho bisogno proprio personalmente di studiare i dossier aperti sul tavolo. Però chiaramente c'è un tema tutto giovanile legato al mondo dello studio che deve tante volte conciliarsi con quello lavorativo, perché non sempre quando si studia, si sceglie di studiare, ci si può mantenere, diciamolo chiaramente. Io stessa mentre studiavo facevo dei lavoretti, quindi è giusto anche in qualche modo attuare dei meccanismi di premialità a coloro che decidono di investire nella formazione in Italia, e cercando il più possibile che questa formazione non venga sprecata, e quindi in qualche modo riusciamo ad essere attrattivi e a mantenere qua i nostri giovani che vengono formati qui con i nostri anche denari. Sarà il suo contributo personale? Io penso che il contributo più importante che darò sarà quello di amministratore di un piccolo comune, perché spesso noi sindaci, almeno io lo sono ancora per qualche giorno, ci troviamo ogni giorno a dover prendere delle decisioni a fronte di nuovi problemi che si aprono. Ecco, questa modalità operativa io sicuramente la porterò con me, e ho fatto anche un po' tesoro di quelle che sono le principali difficoltà che incontrano gli amministratori, diciamo, locali, che sono un po' la prima frontiera tra il cittadino e la cosa pubblica, e quindi io mi sento di portare questo contributo. Grazie. Qual è il punto di vista sullo Ius Scholae? Come diceva bene il Presidente, lo condivido. Non, oggi, al di là che non era contenuto nel programma, ma questo può essere, diciamo, una cosa marginale, oggi l'Italia è il paese che più in Europa concede cittadinanze, e credetevi, io lo dico da figlia di immigrata, perché mia mamma è egiziana, io ho il papà italiano, sono nata in Italia e quant'altro, però anche per dire mia madre, no? Faccio l'esempio perché ce l'ho in casa e ce l'ho diretto.
lei ha fatto un percorso molto lungo che l'ha portata alla fine a ottenere la cittadinanza e a dare quel valore alla cittadinanza, perché io credo che sia proprio il percorso che si fa per ottenerla che le dà quel valore. E naturalmente dopo ha messo al mondo 3 figli, mia mamma è musulmana, ci ha fatto pure cristiani e quindi penso che si sia integrata alla perfezione. Io credo che oggi non ci sia questa necessità impellente, c'è più che altro la necessità di sburocratizzare determinate pratiche che oggi invece sono veramente lente.